Bene, allora una piccola così nota. Intanto benvenuto a tutti. Ieri ho avuto il piacere di incontrare alcune persone nuove che oggi saranno con noi per la prima volta e poi so che ci sono delle persone nuove. Quindi vi chiedo solo la gentilezza a quelli che seguono il corso di farmi un atto di cortesia, se possibile. Io sono reduce da un convegno presso l'Ordine dei Commercialisti di Sassari, dove ho avuto il piacere di parlare a 37 persone a telecamere spente. E voi potete immaginare quanto è bello fare delle 4 ore di lezione davanti al buio. È una sensazione kafkiana. Quindi, dato che qui siamo nella nostra accademia privata, gentilmente, salvo casi straordinari, vi pregherei di accendere le telecamere perché almeno ci guardiamo in faccia. Fatta questa premessa, ringraziandovi per tale gentilezza, do quindi il benvenuto a tutti quanti e inizio subito la lezione. Oggi trattiamo del piano economico e finanziario. Le lezioni, come sapete, e lo dico per i nuovi entrati che saluto nuovamente, durano 45 minuti e sono seguite da 15 minuti di docenza di sostegno. Durante la docenza di sostegno potete naturalmente riaccendere i cellulari, potete fare le cose normali e la docente di sostegno oggi è la dottoressa Michela Pontiroli che, lo dico urbis et orbis, tranne che ci siano, diciamo, equivoci, quando io scherzo dicendo che è una rompiscatole, lo intendo perché è una persona rigorosa, oltre che una commercialista capace, persona che studia, si prepara e mi assiste in modo efficacissimo nelle lezioni. Quindi, se avete delle domande durante il quarto d'ora di docenza di sostegno, potete scrivere a domande@mastermind.it e vi risponderà, naturalmente compatibilmente con la problematica, la dottoressa Pontiroli. Ora partiamo a questo punto con la lezione. Che cos'è il piano economico-finanziario? Il piano economico-finanziario è un tema di estrema importanza in questi mesi. Per quali ragioni? Alcune combinazioni astrali che rendono quest'anno, il 2021, un tema sul quale questa materia che io studio da tempo immemore diventa veramente importante. Quali sono le ragioni? Tre ragioni. Prima ragione, la crisi pandemica. Seconda ragione, le nuove normative in materia bancaria, l'EBA, andatevi a leggere tutto quello che sta succedendo. Molti imprenditori non sanno che le proroghe non ci saranno, anzi, le dichiarazioni dell'EBA di questi giorni. Che, come sapete, l'European Banking Authority mi fa capire che ci sarà una pressione fortissima sugli imprenditori al rispetto della pianificazione finanziaria e terzo, la dinamica della crisi d'impresa. Vediamo allora quali sono gli indici di questa lezione e cosa faremo durante questo modulo. Il modulo si articola in 2 giornate, o meglio 2 mezze giornate, per 8 ore di lezione. I temi sono collegati in questo specifico esempio alla presentazione di progetti, per esempio, per il mondo private equity, per il mondo project financing. Quindi sgombriamo un altro equivoco. Prego i finanzialisti di smetterla di parlare di aiutare gli imprenditori ad andare in banca e o accompagnare gli imprenditori in banca, eccetera. Il finanzialista non è un tassista. Questo vorrei che fosse chiaro, lo ripeto, il finanzialista non è un tassista. Lo ripeto per la terza volta, il finanzialista non è un tassista. Noi non accompagniamo gli imprenditori in banca per 2 ragioni. Uno, non è il nostro mestiere. Due, non sempre serve una banca. Quindi la giornata di oggi in realtà serve per fare un piano economico-finanziario, qualche volta andando a prendere strumenti di equity, di near equity o come nell'esempio per un progetto di project financing. Ora, qualsiasi commercialista italiano alla domanda sai fare un piano economico-finanziario risponde, figuriamoci. Il problema è che non è vero. O meglio, tutti pensano di essere esperti anche di materie che non hanno approfondito. In queste 2 giornate approfondiremo questo tema. Le lezioni di questa mattina sono quattro. Primo, il progetto, cioè come si costruisce il progetto di un vero e proprio PEF. Secondo,
Questa lezione, a differenza delle altre, rovescio la logica, cioè prima faccio vedere la, diciamo, conclusione e poi spiego come si è ottenuto quel prodotto finito, che sarà la lezione numero 2. Nella lezione numero 3 comincerò a costruire il modello, nella lezione numero 4 passerò dai pilastri, che si chiamano value drivers, agli economics, cioè la parte economica. La prossima settimana vedremo la parte finanziaria. Quindi questa mattina è molto facile, ve lo dico subito, è molto semplice, mentre la prossima settimana salirà un po' la difficoltà tecnica. Ora, dal punto di vista, diciamo, del materiale, oggi avrete circa 400 pagine di materiale così costituito, circa 160 del manuale di questa mattina, che è articolato su queste quattro lezioni, il progetto, il prodotto, costruire il modello e poi arrivare agli economics, più il, diciamo, il progetto vero e proprio che troverete per gli iscritti al corso negli allegati, verrà pubblicato dalla dottoressa Valcada al termine delle due lezioni, quindi al termine di sabato prossimo, cioè la settimana successiva. Cioè avrete anche tutto il caso d'esempio completo. Partiamo allora subito dal PEF come primo argomento e cerchiamo di capire, di inquadrare la problematica. Quando citiamo un cliente per il piano economico finanziario, dobbiamo subito capire che gli ambiti applicativi sono quelli classici, quindi pianificazione economico-finanziaria tradizionale, mondo bancario, tanto per capirci, ma anche normale mondo di pianificazione aziendale, crisi di impresa o evitare la crisi di impresa. Apro la parentesi, il direttore dell'asse 2, il dottor Giancarlo Coppola, mi ha fatto vedere insieme al dottor Roberto De Silvio, altro finanzialista dell'asse ricerca, un interessantissimo caso di ricerca proprio sulla pianificazione di tesoreria. Ecco, questo è uno degli argomenti che forse vedremo nei prossimi mesi, anzi ne sono sicuro. Quindi il primo aspetto è, possiamo utilizzare quanto vediamo in queste giornate per la normale banca o per fondi chiusi, project finance e via discorrendo. Secondo concetto che vi prego di appuntarvi, attenzione che questo modello incorpora diversi altri modelli, quindi non è altro che un pezzo di modello che necessita di altri modelli. Il corso Masterbank è modulare, ci sono 13 moduli obbligatori più altri moduli facoltativi per diventare finanzialista. Quindi non è che io posso prendere questo modulo e pensare che ho tutto. Perché? Beh, perché in realtà dobbiamo avere altri moduli, per esempio il modulo del business plan, il modulo del business plan per le startup, il modulo del business plan per le aziende in continuità, il modulo del business plan per la parte qualitativa, cioè per la parte descrittiva, ma anche la valutazione finanziaria degli investimenti. Quindi è destinato questo modulo e questa consulenza a dare risposte sia ai portatori di capitale di rischio, cioè i vostri clienti imprenditori o i nostri clienti quando sono clienti AFIM, cioè della rete, sia ai portatori di capitale di debito, se ci sono le banche. Terzo concetto. Il terzo concetto è, vogliamo avere un modello in automatico che risolva qualsiasi problema di piano economico-finanziario. Apro un inciso. Io, un po' come voi, ho passato circa 20 anni, dal 1991 al 2011, a frequentare corsi di formazione. Cioè, prima ancora di laurearmi, io già seguivo corsi di specializzazione. E ne ho seguiti in tutta Italia, su università pubbliche, business school, scuole private, un po' come la nostra. Quindi anche questa materia la studio da tempi lontani. Il problema qual era? Che quando io come consulente mi trovavo al termine di un sabato come quello che voi state seguendo, passato a Roma piuttosto che a Milano, il lunedì mattina ad avere come consulente di uno studio privato la domanda di un imprenditore non era una domanda teorica, ma era: lei mi consiglia o no di trasformare questo campo di colza a biodigestore agricolo? Oppure lei mi consiglia o no, visto che prima ho sentito persone di Napoli, un nostro cliente di Napoli di qualche anno fa mi dice: lei mi consiglia o no di fare questo investimento nella gestione per le società pubbliche di smaltimento rifiuti e trasporti? O lei mi consiglia o no
di andare a fare questo acquisto di cementeria in Ucraina. Ecco, di fronte a questi tre esempi, che sono della mia storia professionale, io molti anni fa avevo bisogno di risposte pratiche. I corsi che avevo seguito io mi davano la teoria, ma la teoria non mi dava come si fa un contratto, non mi dava come si scrive un progetto e non mi dava soprattutto come si usa un motore, cioè un Excel, un foglio elettronico. Quindi quello che vediamo oggi è qualche cosa che dal mio punto di vista è di veramente diverso da tutto quello che io avevo trovato per tantissimi anni. E se voi mi aveste chiesto molti anni fa se io avrei avuto piacere di avere accesso a questi strumenti e che cosa avrei pagato, beh, francamente, da libero professionista avrei pagato, non dico qualsiasi cifra, ma certamente delle cifre molto rilevanti. Perché? Beh, perché sapevo, per la mia professione, che avrei potuto banalmente rivendermi questi strumenti facilmente sul mercato, come poi è successo. Purtroppo io non ho trovato sul mercato nulla che mi soddisfacesse e quindi, con l'aiuto della dottoressa Valcada, che era la mia collega di studio all'epoca e oggi mi associa insieme a Massimo Bolla in Masterbank, ce lo siamo creati da solo. Vediamo allora a questo punto un esempio per cercare di capire quando si costruisce un piano economico finanziario, da dove si parte. Allora, qui stiamo vedendo intanto un documento. Questo documento è un documento interno confidenziale riservato tra lo studio di consulenza e il cliente committente. Qui in questo caso è una cooperativa sociale. Una cooperativa sociale molto grande dell'Emilia Romagna che chiedeva un certo tipo di consulenza. Perché una cooperativa sociale dell'Emilia Romagna va ad Alessandria, dove io in questo momento vi sto parlando, nella nostra città, a chiedere una consulenza, una grossa, ma quando dico grossa intendo veramente molto grossa cooperativa sociale, con uomini che avevano rapporti in una delle più importanti regioni italiane e delle più strutturate dal punto di vista proprio della macchina pubblica, per chi conosca come me come funziona la pubblica amministrazione. Risposta: perché ovviamente tutti i commercialisti ci sono in tutte le città, ma nella loro città non avevano trovato nessuno che fosse in grado di partecipare a quel bando e di sostenere quel tipo di progetto. O meglio, ritenevano che i loro consulenti dicessero parole di saperlo fare, ma dopo una serie di indagini e di passaparola arrivano nel mio studio. A questo punto inizia un dialogo, il dialogo tra i consulenti e gli imprenditori. Partiamo da un punto: quando questi signori si siedono nel mio studio, esordiscono dicendo ci serve un business plan, che è la frase più classica che dice un imprenditore a un commercialista o a un consulente. Preciso, io non sono dottore commercialista. Quindi mi chiedono di fatto la redazione di un business plan. Poi mi spiegano meglio di che cosa si tratta. E io alla fine rispondo loro: scusate, ma a voi serve tutto tranne che un business plan. E cominciano a guardarmi male. Perché mi guardano male? Beh, perché si erano sentiti dire dagli altri che bisognava presentare un business plan. Dico: scusate, ma da quello che mi avete spiegato si tratta di fare un piano economico finanziario. Ah, ma non è un business plan? Dico: beh, scusate, ma secondo voi la Terra è quadrata o rotonda? Perché se dobbiamo ritornare dalle basi, allora ritorniamo alle basi. Il business plan è la base per poter redigere un piano economico finanziario, ma è diverso, perché il piano economico finanziario deve essere redatto in modo rigoroso, come dice questo documento interno, secondo delle metodologie che sono raccomandate da una normativa ben precisa, dalla giurisprudenza e dalla migliore dottrina della finanza aziendale e segnatamente della materia che state studiando in questo corso, che si chiama finanziamenti d'azienda, che della finanza aziendale è una nicchia. Per cui, guardate il documento, questo è il documento dato agli imprenditori come sintesi al termine di una serie di riunioni, cioè lo studio del project financing
deve essere sviluppato con un certo rigore, in quanto deve soddisfare le attese di due soggetti ben precisi. Primo, il proponente, perché il proponente deve esprimere un giudizio rigoroso e corretto, nonché supportato da uno studio imparziale, sulla bontà del progetto. Questa prima parte non è filosofia, è essenziale. Cioè, se manca questa parte, il resto si chiama lavoro del mediatore finanziario, che non è il finanzialista. Cioè, dare per scontato che si vada in banca a prendere del denaro significa non avere valutato in modo rigoroso e corretto se valga la pena o no di fare quel progetto. Quindi, tutta la prima parte del lavoro è per dimostrare all'imprenditore se farlo o non farlo. Oggi tra i cadetti finanzialisti ex che sono diventati finanzialisti verranno proclamati al termine di queste lezioni verso circa le ore 13. Per esempio, c'è un imprenditore. Quindi non è che in automatico noi facciamo avere i soldi dalle banche. Cioè, questa è proprio una leggenda metropolitana che devo sfatare nel modo più assoluto. Per esempio, qui stiamo parlando di tutt'altra problematica. Secondo, i soggetti terzi, tra i quali i partner, perché per fare un'opera di costruzioni, caro Samuele che ti vedo inquadrato, tu devi dotarti di una società di costruzioni, devi dotarti di tutta una serie di strutture a supporto che sono partner del progetto. Poi c'è il tessuto economico-sociale, poi c'è la parte politica, prima sentivo parlare di qualcuno che è candidato a elezioni, cioè c'è un dialogo col tessuto politico locale. Ci sono i portatori di capitale di debito, i portatori di equity, cioè c'è una pluralità di stakeholders. Per queste ragioni, scrivevo, il progetto che proponiamo alla vostra attenzione deve rispondere a requisiti di rigore standard richiesti per operazioni di questo genere. Cioè, il business plan è un'altra roba. Perché è importante l'analisi? Ora, questo tipo di documenti sono essenziali e non li trovate di solito nelle business school, perché nelle business school c'è molta teoria. Ma questi documenti fanno parte del nostro lavoro, perché se noi non diamo all'imprenditore controfirmato uno studio preliminare di questo genere descrittivo, beh, si parte a fare un lavoro che non è quello obiettivo, che si chiama piano economico-finanziario. Quindi, come anticipato riunione preliminare, lo studio Malvezzi è molto rigoroso nello svolgimento del lavoro. Cioè, cara Michela, ero un rompicoglioni molto prima che tu mi conoscessi. Cioè, io dicevo, lo so che tu ci credi, cioè, mettiamoci d'accordo, dico, se voi siete venuti qui pensando che io vi faccio lo studio a tavolino e ve lo mando in email come un business plan, e se pensate di pagarmi 5.000 euro per quella cosa, forse avete capito male. Tornate nella vostra città, andate da qualsiasi commercialista sotto casa e fallite miseramente. Per cui si instaura subito da parte del finanzialista e dell'imprenditore, o meglio in questo caso dei manager, perché era una serie di manager, le regole di base, cioè lo studio deve essere redatto con professionalità e il più alto standard qualitativo per massimizzare la possibilità di successo. Per cui leggete cosa scrivo, loro me lo hanno controfirmato, non è possibile sviluppare lo studio a tavolino come loro chiedevano, perché lo studio di fattibilità dipende dall'attendibilità delle informazioni raccolte nel lavoro col proponente. Tradotto, io con la dottoressa Valcada verremo da voi in azienda, voglio vedere l'azienda, voglio visitarla, voglio parlare con voi in sala riunioni, c'è tutta una serie di riunioni delle quali fra poco vi faccio vedere anche l'indice dei lavori, che è fondamentale e fa parte del nostro mestiere. Per tale ragione diamo importanza alla prima fase, denominata fase di intervista, leggete il documento, nella quale ci interessa capire, attenzione, non soltanto i numeri, ma le ipotesi alla base, i value driver, le assumptions del piano, i punti di forza e debolezza. Attenzione, questo ha grande valore per la futura asseverazione. Per chi di voi abbia seguito le lezioni di Mastermind Training delle ultime 2 settimane, la scorsa settimana c'era un finanzialista che ha portato un caso di successo in pubblico e c'erano due funzionari di Banca Unicredito,
Questa settimana c'era il direttore di Emilbanca, una banca di nuovo dell'Emilia-Romagna. E cosa hanno detto gli uomini di banca? Li potete trovare in rete queste testimonianze dei vostri compagni finanzialisti. Hanno detto che questa parte qua, che si chiama parte qualitativa, cioè quello che spiega i numeri, è più importante dei numeri. Perché se tu metti solo i numeri, ma manca tutta questa parte, stai scrivendo delle robe. Stai facendo la ruspice, stai lanciando i dadi, non stai spiegando un progetto. Contenuto. Allora, rimandando a un futuro maggiore dettaglio, possiamo dire che c'è un indice minimale. Questo indice minimale deve contenere una serie di studi e di analisi volti a chiudersi nel documento quantitativo. Attenzione, io sto scrivendo, non solo l'ho detto, l'ho scritto e ho preteso che fosse controfirmato. I pilastri del rapporto di consulenza. Perché questo? Perché la chiarezza è la base del rapporto e perché poi, come dopo vedrete, la parcella finale non è stata di 5.000 euro. Ma perché non è stata di 5.000 euro? Perché era diverso il lavoro. Allora, grande rilevanza ha la giustificazione dei cosiddetti value driver dell'operazione, come già anticipato nella riunione preliminare. Quindi ci sono una serie di riunioni. Occorre dimostrare che cosa? La validità dell'idea, i presupposti, il valore di investimento, i suoi ammortamenti, il valore dell'investimento residuo non ammortizzato al termine, la coerenza nel quadro risorse impieghi. Questo dice la normativa. Come noto, ai sensi dell'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici, il piano economico-finanziario deve essere asseverato da istituto di credito o società di revisione abilitata. Ciò impone pertanto, spiegavo, un percorso rigoroso. Cioè, attenzione, non è che si può scrivere come si vuole. Certo, posso andare dal commercialista sotto casa che mi fa un business plan, ma non è il piano economico-finanziario. C'è l'asseverazione in un piano economico-finanziario che è un ostacolo importante. Cosa dice questo? Io devo sapere quando faccio consulenza quali sono le ben precise codificate prestazioni. Non solo, ma non c'è l'obbligo del finanziamento. Per esempio, se fosse l'asseveratore una banca, beh, non avrebbe certo l'obbligo di finanziare. Nel caso di specie, la banca propose una società di revisione come società di asseverazione. Tecnicamente, l'asseverazione deve fare che cosa? Attestare la coerenza e l'equilibrio del piano, ma soprattutto la capacità del progetto di generare cash flow tali da remunerare il capitale apportato. Attenzione! Questo è alla base della materia dei finanziamenti d'azienda, cioè la sostenibilità economico-finanziaria di un progetto si basa, prendete nota gentilmente, esclusivamente sulla capacità del progetto stesso di liberare dei flussi di cassa, virgola, unlevered o operationals, virgola, in grado di remunerare puntualmente a scadenza quanto dovuto in termini di capitale e interessi, cioè rata. Questo concetto, che dopo vedremo meglio nel significato di debt service cover ratio o average debt service cover ratio, però è una base della finanza aziendale. Pertanto, il documento ai fini dell'asseverazione dovrà contenere tre sottoargomenti. Uno, la redditività finanziaria del progetto. Che cos'è la redditività finanziaria del progetto? L'utile? No, quello è il business plan. La redditività finanziaria per l'azionista? Il fabbisogno finanziario e la sua sostenibilità. Fabbisogno finanziario è una sigla nei finanziamenti d'azienda FF, che sta per financial flow, cioè il flusso finanziario che va a coprire il fabbisogno di pari importo, con un valore assoluto uguale, ma segno opposto. Questi tre concetti, banali a definirsi, pertanto chiedono che cosa? Che tutto il progetto venga costruito sulla base, cara Maria Luisa Rozzi, della teoria finanziaria del valore, la quale si basa a sua volta su altri tre pilastri. E questa è una classica domanda che io faccio all'esame da finanzialista, ma non sono, diciamo, vezzi teorici. Un po' come dire che tu vuoi fare la neurochirurga,
però non sai come è fatto il cervello umano. Io ti devo chiedere, sai come è fatto il cervello prima di usare un bisturi? Quindi, quali sono i tre pilastri della teoria finanziaria del valore? Li vedremo dopo, ma comincio ad accennarveli. Primo, la natura delle grandezze economiche. Io di solito li ripeto 20 volte durante il corso Masterbank, le persone vengono al corso, all'esame, sistematicamente li sbagliano, perché trascurano l'aggettivo, la parola, il termine, il dettaglio. Eh no, la natura delle grandezze economiche, la distribuzione infraperiodale dei flussi, e dimenticare l'aggettivo infraperiodale vuol dire non avere capito niente della teoria del valore, e tre, il valore finanziario del tempo, che è alla base di tutta la finanza aziendale, cioè il processo di matematica finanziaria cosiddetto di attualizzazione. La logica allora di un project è molto diversa da una logica di un banale business plan. Banale per modo di dire, attenzione, perché fare bene il business plan, che è oggetto di altre giornate di questo corso, è la base per poter poi mettere i dati all'interno di questo altro modello. Perché? Perché a differenza dell'altro strumento, intanto saluto il dottor Filippo Maria Bau, che mi fa piacere rivedere in video. Ebbene, la grande attenzione, già che hai messo l'auricolare, Filippo Maria Bau, ti saluto, spero che mi senti, non mi senti, la grande attenzione dovrà essere posta, dicevo, a quelle due, vedete che qui sto dicendo in modo esplicito i concetti che prima vi ho, tra virgolette, dettato come definizione, cioè la capacità del progetto di stare in piedi solo ed esclusivamente sulla base di componenti positive di cassa in merito a flussi operativi che si dicono operating cash flow e unlevered cash flow. Dopo vedremo meglio e, ripeto, per chi fosse oggi qui per la prima volta, non preoccupatevi perché abbiamo un anno per ripetere questi concetti. Operating cash flow sono flussi di cassa operativi, unlevered cash flow sono flussi di cassa unlevered, cioè prima del leverage, cioè prima della leva finanziaria. Dall'altra parte, oltre a questa parte di analisi, dobbiamo avere la capacità di rimborsare il cosiddetto servizio del debito. Quindi servono, tra le altre cose, una serie di indicatori che sono, a titolo d'esempio, la DSCR minima, media, l'earning before taxes, il net income, l'NPV, l'IRR, eccetera. Dopo li vedremo. Per cui, dato che ci sono state una serie di riunioni, colloqui telefonici, riunioni, diciamo, preliminari, attenzione che dobbiamo tenerci a un altro concetto, un certo margine di sicurezza, argomento sottostimato in termini di importanza, che invece è l'analisi what if. Allora, gli elementi economici dell'intervista quali sono? Anche qui, molto spesso io chiedo sempre di avere, diciamo, quali sono le parti fondamentali del business plan e poi del piano economico finanziario. Uno, budget dei ricavi, budget dei costi variabili, budget dei costi fissi, budget degli investimenti, budget del lavoro. Questi cinque budget, dei quali poi valuteremo anche le parti finanziarie, sono la parte centrale del lavoro. Qual è lo scopo? Lo scopo è dimostrare, prima di tutto al committente e poi ai terzi, che la capacità sdebitativa, cioè il debt service cover ratio, loan life cover ratio, cioè gli indicatori di natura finanziaria, attestino quella che prima ho definito la capacità di rimborso del servizio del debito. E quindi non lo ripeto più. Ma perché il documento va articolato così? Questo va spiegato, scritto e fatto controfirmare al committente. Perché l'asseverazione ha delle regole ben precise e ai sensi del 153,19 del decreto legislativo 163-2006 e successive modifiche e integrazioni, ci sono cinque aspetti fondamentali. Dobbiamo andare a rappresentare il piano degli investimenti, complessivo, periodo, ripartizione. La gestione, cioè rappresentare costi e ricavi in modo dettagliato e analitico. I flussi di cassa, incasso, pagamento, IVA, ricavi, acquisti, investimenti. Copertura di investimento, apporto di mezzi propri, apporto debt equity, cioè il cosiddetto leverage, contributi pubblici eventuali, canoni attivi passivi. E infine, quinto argomento, la redditività e bancabilità del progetto. Questi sono i cinque temi. Quindi l'analisi del progetto si deve articolare su tre assi fondamentali. Quali sono gli assi? Asse 1, struttura finanziaria. Asse 2,
break-even point, cioè la parte economica, asse 3, sensitivity analysis, sempre trascurata. Cioè il business plan deve essere un documento modulare, mai un documento bloccato. Cioè deve considerare delle ipotesi, delle se, delle sensitivity. E quindi dobbiamo misurare l'attendibilità della previsione e considerare variabili critiche. Cioè il documento deve essere non rigido, ma flessibile. Per cui la redditività di un investimento non è l'utile o la perdita o il MOL o il MON o l'EBITDA o l'EBIT o indicatori di natura reddituale, come molti pensano, ma indicatori misti di redditività economica, dei quali i due principali ROE e ROI, ma anche altri, la redditività finanziaria, che vuol dire NPV, IRR, payback, NPV equity ed IRR equity, e poi la bancabilità, ADSCR, LFCR e via discorrendo. Quindi dobbiamo avere modelli patrimoniali, reddituali e soprattutto di cassa. Quindi la logica descrittiva, che è un altro aspetto, riguarda invece i temi del project management. E nell'anno di corso Mastermind ci sono due giornate intere dedicate, quattro mezze giornate dedicate a questi temi, cioè come si scrive un progetto pubblico, ma anche come si scrive un piano strategico. Il dottor Bau, che mi ha assistito nella consulenza ad un'impresa privata, ricorderà che questo è il piano della discussione quando noi facciamo strategia, Filippo, perché overall objective, interesse generale, project purpose, interesse privato dell'azienda, activities, la struttura del progetto, results, i risultati per gli stakeholder o anche gli shareholders. Questa logica descrittiva è quella dell'Unione Europea. Allora, se usiamo le logiche di Unione Europea, Banca Mondiale, BERS e via discorrendo, nel PEF sono obbligatori gli IOV, che in italiano, uso le termini italiani, sono indicatori oggettivamente verificabili. E chi vuole diventare finanzialista invece partecipa a tutto il percorso anche di People Management, dove spiego che sono gli indicatori cosiddetti SMART, nei sensi della normativa europea. Ma stiamo all'italiano: l'attendibilità, l'oggettività, la verificabilità del dato. E questi sono gli elementi premianti della nostra relazione. Se manca questo, ho buttato giù dei numeri, non è un PEF. Allora, chi poi assevera queste cose? Chi assevera queste cose possono essere vari soggetti, quindi naturalmente può essere un istituto di credito, una società di servizi costituita dall'istituto di credito. Guardate che questo sarà il mercato del domani, andatevi a leggere cosa succede sugli NPLs, li ho parlato ieri sera in una diretta pubblica, andate a vedere gli unlikely to pay, cioè tutto il problema dei crediti non performanti e via discorrendo, oppure una società di revisione abilitata secondo le normative citate in questo documento. Quindi l'asseverazione può intervenire successivamente alla presentazione dell'offerta da parte del promotore, ma in tempo utile per consentire la valutazione da parte dell'amministrazione prima di dichiarazione di utile e pubblico interesse. Quindi l'asseverazione attesta la correttezza formale del documento ed è quindi elemento premiante per dire se il lavoro, diciamo così, merita o non merita di andare avanti, perché se è bocciato, voi capite che è inutile. A questo punto il consulente, il finanzialista, dà una traccia ben precisa per ottemperare a queste disposizioni di legge e quindi la struttura del progetto viene scritta a tavolino tra imprenditore e consulente, accettato, pianificato, si prende un'agenda, si fissano sull'agenda gli appuntamenti. Questo è il nostro modo di lavorare. Molto rigoroso. Step 1, la presentazione societaria. Qui c'è scritto l'articolo, cioè il punto, c'è scritto i due punti che discuteremo e c'è anche scritto quanti minuti ci metteremo, 30 minuti. Io consiglio, per mio metodo di lavoro, sempre di andare con questo indice concordato e pianificato, i tempi della discussione di apertura e fine, la chiusura dei telefoni, come io chiedo durante le lezioni, poi si riaprono nel quarto d'ora di pausa,
non ci sono rompiture di scatole di altre robe, quindi la giornata è dedicata a questo, la mezza giornata è dedicata a questo, e non si è interrotti da segretarie, persone che entrano, fax, telefoni e robe del genere, e si porta un registratore. Il registratore è fondamentale, col telefonino per registrare quello che volete, perché? Perché l'imprenditore, come potrà testimoniarvi, magari se vorrà farlo il dottor Bau, quando messo davanti a un indice preciso e un registratore, parla in modo molto diverso. Non solo, ma perché la nostra capacità di prendere appunti è limitata dalla velocità della mano. Quindi noi possiamo poi tornare in studio e verificare di avere preso bene i materiali. Step numero 2. Dopo aver parlato dell'azienda, per quella mezz'ora di intervista, si comincia la descrizione dell'idea. Che è articolata, qui guardate la struttura, le domande, le risposte, i moduli in cui poi queste parti di intervista verranno rimontate all'interno del progetto. Per esempio, qui abbiamo strutturato 3 tipi di domande, questa è una traccia. Chi gestisce il progetto? 1. 2. Quali sono gli obiettivi? 3. Qual è il modello di offerta? Le risposte sono descrizioni derivanti da precedenti riunioni del tipo di traccia di risposta concordata tra imprenditore e consulente. Quindi il consulente va a fare intervista, ma sulla base di definizioni molto puntuali e precise, tempi, metodi, chi deve parlare, se ci sono, come in quel caso c'erano 4 manager, io sapevo se alla domanda 2 rispondeva il manager Rossi e alla domanda 3 rispondeva il manager Bianchi, perché magari avevano ruoli diversi. E sempre in questo step numero 2, domanda numero 4, quali sono i clienti finali target, la traccia della risposta, come si pensa di vendere, la traccia della risposta, come sarà organizzata la società, la traccia della risposta. E dove queste risposte saranno inserite in termini di moduli del PEF, nella parte descrittiva. Quanto durano queste 6 domande? 1 ora. Quindi vuol dire che ognuna delle 6 domande ha mediamente 10 minuti per rispondere. Gestire così l'attività di consulenza è ovviamente più stressante, ma enormemente più efficace. È una questione di metodo e vi assicuro che funziona in modo straordinariamente efficace. Step numero 3. Attenzione, non è che necessariamente si debba fare tutto di corsa, possiamo prenderci un'ora, andarci a prendere un caffè, scherzare, ridere, cioè non è un lager, ma quando abbiamo finito la mezz'ora di pausa, abbiamo preso il caffè con i pasticcini, ritorniamo in riunione e per quel momento lì chiudiamo telefoni e ci mettiamo a lavorare, a fare per esempio il settore. Qui in 45 minuti, vedete i tempi pianificati delle interviste, c'è settore nel suo complesso, che vuol dire business system analysis, quanti e quali sono i concorrenti diretti e indiretti, qui naturalmente gli esperti di strategia come il dottor Baul, il dottor De Silvio, il dottor Baschirotto ed altri potrebbero aggiungere altri elementi, non so, le matrici di Porter, cose che vediamo più avanti. 3.2, quali sono le loro tipologie di prodotto e servizio? 3.3, quali sono le influenze esterne che impattano sul settore? Le informazioni necessarie, avrete capito che non è che basta che mando un indice e dico ci sediamo 3/4 d'ora e ho tutte le informazioni. Probabilmente l'azienda ha bisogno di 2 settimane, di 3 settimane per preparare questa riunione. Perché? È perché c'è tutto un lavoro preparatorio che non fa il consulente, ma fa l'azienda. Voi mi direte, ma la mia azienda non fa quel lavoro lì, non prendetela come cliente. I nostri clienti lo fanno, perché altrimenti fate un altro mestiere. Queste informazioni non le fa il consulente, le raccoglie l'azienda e lei che è esperta, tu devi guidarla alla costruzione dei documenti, alle fonti informative. Quando siete pronti ci vediamo. Step numero 4, l'offerta. Guardate anche come il mercato si divide in diverse parti, la struttura del mercato, la struttura dell'offerta, la struttura della domanda, l'oggetto, fattori critici di successo, le domande da porsi, 4.1, quali sono i fattori critici di successo, 4.2, quali sono da considerare prerequisiti di competizione del settore, 4.3, i principali gruppi strategici. E qui, dato che parlavamo di un player importante, sapeva benissimo rispondere a tutte queste domande, però ha preparato le carte.
poi la potenzialità di innovazione. Questo è fondamentale. Ecco, chi dopo il Covid non metterà questo paragrafo, vabbè, sarà rimasto con l'anello al naso. Quali possibilità ha l'azienda per adeguarsi ai bisogni del cliente? Tutti i recovery plan ci porteranno in quella direzione. Il mondo sta andando lì, le tecnologie. Quali possibilità esistono per modificare il processo di offerta di prodotto e servizio? Questa è una discussione fondamentale. Queste 5 domande, 1 ora. Quindi vuol dire, voi avete lavorato 2 settimane, in 10 minuti mi dovete dare la risposta, i documenti che avete preparato, tendenzialmente dei Word, e poi dopo io li assemblo. Step numero 5, la domanda. Struttura della domanda e segmentazione. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Guardate la struttura molto rigorosa degli argomenti. Tempi, oggetti delle domande, informazioni necessarie. Un'ora efficace di risposta con il registratore, ma ovviamente una preparazione di almeno 10 giorni, 2 settimane, per preparare queste riunioni. Step numero 6, il marketing mix. Anche qui ci ritorneremo quando parleremo di business plan su questi argomenti e le 4P di questo modello estremamente noto, quindi product, price, placement e promotion, servono per fare una discussione aziendale sugli elementi fondamentali. Anche qui tracce di argomenti, 1 ora solo per discutere di questa mappa. E attenzione, non è discutere, è 1 ora per ascoltare, perché ovviamente noi avremo già preparato in precedenti riunioni questa discussione. Qui si va lì e in 1 ora si sbobina, si leggono i documenti, si analizzano e si fanno poche domande, parlano le persone. Step numero 7. Quanto costa l'investimento e la gestione e quando e quali i ritorni? Questi sono elementi fondamentali per poter poi costruire il PEF, cioè costi e ritorni, i moduli nei quali queste parti andranno inserite. Quando saranno i ritorni e perché si pensa di avere successo? Ecco, il perché si pensa di avere successo è sempre trascurato, ma è fondamentale. Queste 4 domande, 1 ora, cioè 15 minuti di sbobinatura per ciascuna di queste domande. Step numero 8. Quali precedenti esistono? Cosa volete diventare? Quali sono le risorse umane? Quali sono i cosiddetti killer factor del people management, della pianificazione strategica? Qui vedete le tracce di risposte, qui vedete i moduli nei quali questi argomenti andranno messi. 1 ora di discussione. Step numero 9, l'analisi dell'investimento. Qui ci vogliono 4 ore. Perché? Perché io voglio parlare con il progettista, trattandosi di un manufatto, in questo caso, se non ricordo male, era una struttura ospedaliera o di case per anziani, qualcosa del genere. Quindi c'è un'intervista con lo studio dei progettisti, articolata in 4 ore di sbobinatura. Step numero 10, la struttura dei piani dei costi. Vuol dire vado a vedere la contabilità e in 4 ore voi mi spiegate per filo e per segno il piano dei conti aziendali, perché questa non è una startup, è un'azienda già esistente. Quindi 4 ore di analisi dei dati contabili. Step numero 11. La valutazione dei ricavi, costi fissi, costi variabili, lavoro, investimenti, 5 ore per fare questi 5 budget, 4 ore, scusate, per fare questi 5 budget. Ovviamente, anche qui, sbobinatura rispetto a una preparazione strutturale precedente. Step numero 12, la struttura del fonte impieghi, cioè come costruiamo, da un punto di vista delle fonti di impieghi, il progetto. Qui 4 ore per questa discussione. Stima delle ore. A questo punto mettiamo insieme tutto, mettiamo le 12 fasi che abbiamo visto, mettiamo le ore per ciascuna riunione, vuol dire che noi dobbiamo venire per 24 ore effettive a fare interviste in azienda, col cavolo che lo facciamo a tavolino in studio ad Alessandria. Io devo venire da te, mi paghi le trasferte, mi paghi da mangiare, mi paghi il viaggio, mi paghi tutto, vengo 24 ore, stabiliamo un calendario per fare queste cose. Quindi, questo vuol dire, attenzione, solo il tempo di intervista, che vuol dire raccogliere le informazioni. Quindi dobbiamo stimare in 3 giornate la discussione in azienda, 8 per 3, 24,
oltre a mezza giornata iniziale di presentazione del progetto, almeno una giornata di discussione poi in itinere e almeno mezza giornata di presentazione finale. Quindi vuol dire che io ho bisogno di 5 giornate effettive di riunione con i manager. Questa è una pianificazione di tempi, 5 giornate di lavoro effettiva di riunione, cioè 40 ore di riunione in azienda. E quindi vuol dire che ci vuole 56 ore, perché? Perché poi per fare i documenti io ho bisogno di 8 ore per fare la parte, chiamiamola così, modello, 8 ore per i calcoli, 16 ore stesura testi, 8 ore what if, 8 ore perché io calcolo anche che devo fare una relazione finale e 8 ore perché servono delle stampe. E le stampe me le paghi tu, ma no, la stampa, la carta, mi paghi tutte le ore perché io devo fare prove, impaginare, eccetera. Quindi sono 56 ore di ufficio, quindi vuol dire che questo tempo di lavoro sono 10 giornate in azienda. Cioè, scusate, circa 10 giornate per tempo di consegna del progetto definitivo dalla fine di intervista in azienda e poi dobbiamo calcolare 15 giornate di lavoro, di cui 5 in azienda, 10 in ufficio. Quindi non mi pagherai 5.000.